Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con lo Road to Pallone d'Oro, ovvero con il nostro mitico Dimitrov Boris, l'uomo, il Caparezza Junior o lo zar di Russia, chiamatelo come volete, ma l'uomo dai capelli blu. Allora, signori miei, oggi ci andiamo a giocare un po' di partite, essendo un video. Ed essendo che dobbiamo giocarci semplicemente 45 minuti a partita, secondo me ce ne possiamo giocare una botta. Di sicuro ci giocheremo, sicuro spero di arrivare fino alla partita con lo Schalke, signori miei. Quindi non perdiamo tempo. E Schalke 04 sia andata che ritorno, praticamente. Non perdiamo tempo, dai, scendiamo in campo. La prima partita che dobbiamo affrontare è la semifinale di Coppa contro il Braga. Quindi pronti, carichi e andiamo in campo, signori miei. Ok, signori miei, il nostro bellissimo Dimitrov con la maglia numero 13. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di intelligente. Bello, subito il recupero. Bravo Dimitrov, fai qualcosa di intelligente. Fai qualcosa di intelligente, Dimitrov. Non fare il passo della ballerina volante. Dimitrov, eravamo riusciti a recuperare la gran palla. Mannaggia lui. Mannaggia. Guardami, zio. Bella. Fermati, Dimitrov. Fermati. Cerca i compagni. Bello, così. Costruiamo. No, ma che passaggio stupido. E riparte lo Sporting. E lo Sporting riparte al nono. Serie di passaggi. Ma che stanno a fare? Che sono... Scusatemi, siamo in 11. Perché dovete giocare solamente voi due? Ok, meno male. Si sono svegliati. Attenzione, lo Sporting riparte. Con Boris, Dimitrov. Nessuno si muove. Lo vede il movimento in profondità. Richiede nuovamente la palla. Ma che cazzarola. Ma passatemela giusta sta palla. Che bella. Te la ridò. Me la ridai. No, ho preso il portiere in piena faccia, signori miei. Ma come si fa a prendere il portiere in piena faccia? Bella così, bella, te la ridò. No. Vabbè, lasciamo perdere. Ma niente, è andata di me, di cacca questa azione. Però era partita bene. Bello. Mannaggia. Dai se... Attenzione ancora. Lo Sporting riparte con Dimitrov. Attenzione che ripartono loro al ventunesimo. Attenzione che ripartono loro. Aia. Difesa. Meno male che difendiamo. Quanto meno meglio di come attacchiamo, signori miei. Meno male che difendiamo meglio di come attacchiamo. Ricordiamo che l'andata l'abbiamo vinta 1-0 noi. 1-0 noi, il nostro portiere smanaccia. Ma che razza di smanacciata era? Va bene. Qua festeggiano, ma tanto stanno perdendo. Uscirete da questa coppa. Fuori. Va bene, palla che finisce. No, è rimasto in... No, è fuori, ok, fuori. Dai, che ripartiamo noi. Vai Boris, dovresti avere una velocità che dovresti essere più veloce di Flash. Boris, mamma mia, invece che sei lento. Bello. Dai, avevamo fatto una buona azione, ma al solito. Ah, l'abbiamo sprecata malamente. Dai, aspetta che siamo sul pezzo. Dai, che siamo sul pezzo. No, ma che razza era sul serio? No, sul pezzo sbagliato, signore, sul pezzo sbagliato. Gol, signori nostri, al 41esimo. Bella azione, non me l'aspettavo che segnasse, ma infatti non stavo manco commentando. Bella azione, 1-2 veloce, Boris la passa a Vietto, la segna, bella così, nonostante noi avessimo sbagliato il tiro praticamente. La passiamo a Vietto e Vietto la spiazza il portiere e fa il 2-1-0, che è un totale di 2-0 praticamente con l'andata e il ritorno. Fine primo tempo, 1-0 per noi. Come al solito, ragazzuoli, sapete, noi in questa carriera ci giochiamo solamente 45 minuti di partita, così la rendiamo più snella, più veloce. Richiediamo la sostituzione velocemente. Richiedi sostituzione. Simula il resto della partita. Confermato. Andiamo a vedere quanto è finita questa partita, raga. Ok, andiamo a vedere quanto è finita la partita, raga. Andiamo a vedere quanto è finita la partita. 1-0 per noi, quindi abbiamo passato il turno. Perfetto, adesso c'è il Pacos F. In campionato praticamente. Il Pacos F in campionato. Va bene, avanziamo. Vediamo se riusciamo a fare gli allenamenti prima della partita. Sì, facciamo gli allenamenti, signori miei. Così il nostro Boris dovrebbe raggiungere gli 81. No, si allena proprio di marmellata. Gli secca, proprio gli secca. Raggiunge gli 81. Abbiamo 23 anni noi, signori miei.
Andiamo alla partita contro il Pacos. Siamo nella formazione ufficiale, quindi andiamo in campo senza perdere tempo. Si parte, raga, si parte contro il Pacos Ferreira. Non conoscevo la squadra. Sto conoscendo un sacco di squadre portoghesi di cui non sapevo niente l'esistenza. Dai, 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 fatti vedere. Fatti vedere. Bravo, zio, bravo. Il nostro... Guardalo, guardalo. Bello, 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 bello. Dai, 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 dai. Mannaggia, perché riusciamo a partire bene, ragazzoli? E poi abbiamo questi 5 minuti. Questi 5 minuti in cui. Questi primi minuti in cui partiamo a bomba, praticamente. E però non riusciamo a concretizzare praticamente il passaggio finale. Mi vedete, raga? Sono l'attaccante di punta di questa squadra. Mi vedete? Si gira. Boris, si crea lo spazio. Si crea lo spazio e si fa da una mala menata. Mamma mia. Ci hanno fatto rotolare a terra, raga. Ci hanno fatto rotolare a terra. Male. Ma recuperiamo subito la palla, raga. Incredibile. Nessuno stacco da questo inizio di partita. Nessuno stacco, signori miei. Nessuno stacco. Dai, che era tua la palla. Forse era meglio farlo uno stacco. Attenzione, lo Sporting riparte. Lo Sporting riparte, accendiamo con Boris. Calabria sulla fascia di sinistra. Attenzione, attenzione, attenzione. Chiuso il giocatore, attenzione. Buono qui il passaggio. Ancora, lo Sporting gioca bene palla a terra. Lo Sporting gioca bene palla a terra. Attenzione, Dimitrov, Dimitrov. Che cazzarò l'ho fatto, raga. La dovevo tirare, la dovevo tirare, mannaggia. Ho voluto fare l'altruista e l'ho sbagliato in pieno, praticamente. Però ancora Boris recupera questa palla. Recupera questa palla. Lisbona ci crede. Lisbona ci crede. Si fa dare palla. Boris. No, il palo no. Il palo è brutto, raga. Il palo è brutto. Il palo è brutto. Il palo è brutto, signori miei. Il palo è brutto. Mannaggia. Abbiamo sfiorato il gol dell'1-0. Attenzione ancora allo Sporting, lo Sporting ancora, lo Sporting, Boris l'apre sulla fascia per l'ottimo l'avanzata, attenzione, oh ma che cazzarola, niente, niente. Ogni tanto mi fomento per delle cretinate, raga, ma magari spero che il passaggio sia buono, invece non è così. Attenzione, Boris, 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 si chiama lo spazio, Boris, entra in aria, Boris! Dimitrov al 40esimo, la sblocca lui. Grande azione di Boris che si riscatta dopo il palo. Il nostro zar di Russia, gran bel parrucchino. Bella così, bella l'azione, raga. Guardate, boom, lo mandiamo al bar e poi col sinistro spiazziamo il portiere. Bella così, che cazzarola, quantomeno un gol ogni tanto. Quanti gol abbiamo fatto finora? 8 gol, 8 gol, bella così. Attenzione, Boris, 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 sulla scadella del tempo, sulla scadella del tempo, cerca il compagno libero. Boom! 2-0 sulla scadere, signori miei, sulla scadere. Questo mi sa che non me lo dà come assist, però, perché mo è stato respinto. Peccato, eravamo entrati bene, passaggio indietro, il tiro, respinta di fianco sul rimpallo, gol. 2-0, bella, prendi e porta a casa, signori miei. 2-0, bello così. Fine tempo, raga, finito il primo tempo, 2-0 per lo Sporting in Lisbona, come ogni volta. Io questa la faccio vedere perché magari poi si può pensare male. Faccio richiedi sostituzione e simuliamo il resto della partita, signori miei. Seconda partita portata a casa. E adesso c'è l'Europa League, signori miei. L'Europa League contro lo Schalke 04. Tanta roba, signori, tanta roba. Non, vabbè, questi non me ne frega nulla. Va bene, andiamo in campo contro lo Schalke, signori miei. Siamo titolari? Penso di sì, penso di sì. Ti ho inserito la squadra titolare. Perfetto, andiamo in campo, signori miei. Ci siamo, raga, si parte, si parte. Quarto di finale, penso, contro lo Schalke 04. Subito Dimitrov, recupera un gran pallone. Subito Dimitrov, grande. No, mannaggia lui. Bello Dimitrov, però non si è lasciato aver vinto. Bello Dimitrov, che cazzo, l'ho sbagliato il passaggio. Sbagliato il tocco, sbagliato il tocco. Ridammela, 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 zio. Ridammela, ridammela. No, ma che sì, quella è la passa di tacco, ma la tua sorella. Attenzione allo Schalke, attenzione allo Schalke, signori miei, arriva indisturbato fino al limite dell'area di rigore. Colpo di testa. Attenzione allo Schalke, signori miei, attenzione allo Schalke. Che non scherza, lo Schalke non scherza. Ricordiamoci che siamo in Europa League, non siamo più a girare i polli in campionato. Attenzione, lo Sporting Lisbona parte. Attenzione sulla fascia, vai, vai Sporting, vai Sporting, vai Sporting, mannaggia. Eravamo troppo nascosti, eravamo troppo nascosti. Mannaggia la miseria, attenzione! È buona! Dimitrov, 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 recupera un gran pallone, recupera un gran pallone. Dimitrov che riesce a bucare la difesa. Attenzione, Dimitrov, 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 deve fare la scelta giusta. Dimitrov si fa restituire il pallone. Dimitrov, che... Mannaggia a te, Dimitrov.
caparezza, perché l'ho chiamato Dimitrov, si è emozionato, si è emozionato, si è abituato a chiamarlo lo zar di Russia o qua Aquaman e si è emozionato. Attenzione, attenzione, attenzione! Attenzione allo Schalke, attenzione allo Schalke, raga, attenzione allo Schalke! Abbiamo un portiere che sa parare, dai. Non ci possiamo lamentare, abbiamo un portiere che sa parare. Riusciamo ad aiutare qua i compagni. Bella così, vattene, zio! Corri zio, corri su quella fascia. Bello il passaggio è stato bellissimo. Il passaggio è stato bellissimo, bisogna vedere se riusciamo a concretizzare qualcosa. No, non siamo riusciti a concretizzare niente, però siamo ancora noi. Siamo ancora noi, signori, siamo ancora noi. Il nostro Boris recupera una gran palla. Il nostro Boris recupera una gran palla. Chiede il pallone, Boris. No, no, peccato, peccato. Grande azione, bella, bella. Attenzione, siamo nei minuti di recupero. Possiamo ancora provare qualcosa. Attenzione. Fatti passare la palla. Perché dico, c'eravamo noi liberi, belli, tranquilli. Niente. Fine primo tempo, raga. Fine primo tempo qui in Germania. Schalke Sporting Lisbona 0-0, signori miei. 0-0. Noi, come ogni fine partita, richiediamo la sostituzione. Questo lo faccio sempre vedere, se no magari poi l'ho già detto prima. Vediamo quanto è finita questa partita, raga. Vediamo quanto è finita la partita, raga. Vediamo quanto è finita la partita. L'andata è finita 0-0. Quindi ci giochiamo tutto al ritorno, signori miei. Tutto al ritorno a casa nostra in Portogallo. Va bene, va bene, va bene. Dai, andiamoci a giocare la scontro con il Benfica, signori miei. Scontro diretto, scontro diretto. Noi siamo in posizione. Non si sa, non ci fanno più vedere la classifica. Così, a scatola chiusa. Andiamoci a giocare lo scontro diretto con lo Sporting. Col Ben, ragazzi miei. Col Ben. Ok, ragazzi, questa è la classifica. Braga 64, Ben 63, Porto 59, Sporting 59, raga. Dobbiamo vincere per cercare di sperare ancora nello scudetto portoghese, signori miei. Dai, dai, partiamo, partiamo, partiamo. Dobbiamo cercare di vincerla questa. Questo è uno scontro diretto, raga. Ci servono questi punti, ci servono questi punti. Il nostro Boris parte subito a cannone. Boris parte subito a cannone. Boris parte subito a cannone. Si ferma, bravo Boris, cerca il compagno libero. Dai, 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 dai. Guardami, guardami, guardami. Non mi guardare più, mannaggia, lo fuorigioco. Attenzione, ripartiamo noi su quella fascia sinistra. La scivola gira, volta al centro, il tiro, attenzione, Boris! Boris! Dimitrov, il nostro Quackoman! Proprio lui, l'uomo decisivo, trova il gol del vantaggio sul rimpallo. Bello così, il nostro capello blu, il nostro piuma blu, penna blu, da oggi sarà penna blu, ragazzi. Sulla respinta arriva una fiondata di destro, bella così. Nostro penna blu trova il gol al nono minuto. Bello così, raga. Attenzione ancora, ripartiamo noi, il nostro penna blu, al limite dell'aria, il nostro penna blu non ha già più fiato, non riesce più a correre, ma vede il movimento del compagno, al rimorchio, il tiro! No, l'ha tirata fuori, mannaggia, che azione che abbiamo fatto, raga. Che azione bellissima. No, il nostro Dumbia, l'ossigenato, non vede completamente lo specchio e la porta. Vede forse un raccattapalle che gli stava antipatico e l'ha centrato preciso praticamente. Attenzione, lo Sporting ancora a centrocampo. Prova a giocare largo col pallone. Lo Sporting, buono il movimento. Buono, attenzione al limite dell'aria. Cercate il compagno meglio posizionato. Attenzione, attaccano loro nei minuti di recupero, ma recuperiamo la palla noi, ripartiamo. No, scherzavo, continuano a giocare loro. Attenzione, rischioso questa situazione. Questa volta recuperiamo la palla. No, no, la perdiamo in maniera brutta. No, la perdiamo in maniera brutta, non ci credo. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato alla fine del primo tempo, signori miei. Cosa abbiamo rischiato alla fine del tempo. Va bene, ragazzoli, 1-0 per noi, fine primo tempo, 1-0 per noi. Gol nostro decisivo, signori miei. Richiediamo la sostituzione, anche se questa è una partita fondamentale, ma le regole sono le regole. Richiediamo la sostituzione e vediamo come finisce questa partita. Ok, ragazzoli, allora, andiamo a vedere come è finita la partita. Andiamo a vedere come è finita la partita col Ben. Abbiamo perso 3-1, raga, ma non ci posso credere. Sconfitta 3-1. Abbiamo perso 3-1, cioè abbiamo preso 3 polpette in 45 minuti. Vabbè, possiamo dire addio al sogno campionato, signori miei, al sogno campionato. Ora c'è la partita di Europa League, signori miei, contro lo Schalke. Facciamo gli allenamenti, arriviamo al ridosso della partita e ci fermiamo qui, ragazzi. Vi lascio col desiderio di sapere come andrà la prossima partita in Europa League, se riusciremo a passare il turno oppure no. Arriviamo al ridosso della partita. Perfetto, bella così. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per tutto quanto.
Giocatori impegnati con la nazionale siamo stati convocati in nazionale, ragazzoli. Boris Dimitrov con la Russia, buona così. Federazione ci hanno convocato e partita spostata. Va bene. Detto questo, ragazzoli, grazie per aver partecipato, per aver guardato il video. Grazie per i like e per i commenti. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo contenuto nelle prossime ore. Bella, raga. Ciao.